Le migliori birre artigianali, musica dal vivo e cibo per tutti i gusti. Fervono i preparativi per la 12ª edizione di Birra d'Augusto, l'appuntamento estivo che dopo 2 anni torna alle origini con stand, concerti e momenti culturali. La manifestazione, organizzata dall'Associazione Culturale Fortuna Dea con il patrocinio della Regione e del Comune, quest'anno si svolgerà da venerdì 12 a martedì 16 agosto nel centro storico di Fano, ma non più nella zona del Pincio, bensì in via 24 Maggio e nei giardini Biancheria e Morelli, con la Rocca Malatestiana che farà da sfondo alle 5 giornate dell'evento. La prima novità è il cambio di location, che per noi è stato importante. Abbiamo ristrutturato però l'evento esattamente con il format storico che l'evento ha, quindi degli stand che in totale saranno 20, suddivisi tra 12 birrifici artigianali, di cui 8 regionali, quindi prettamente marchigiani, e 7 di questi 8 sono proprio della nostra provincia, quindi abbiamo voluto dare una rilevanza fondamentale a quello che è il nostro prodotto locale e il prodotto appunto artigianale marchigiano. E poi abbiamo 7 food truck che proporranno delle ricette chiaramente locali o regionali, quindi avremo delle specialità ad esempio abruzzesi, pugliesi o toscane. Dal 14 al 16 agosto lo voglio precisare che il toscano con la carne fiorentina sarà presente su 3 giorni su 5. Quindi mancherà il 12, mancherà il 13, ci mancherà tutti, però vi aspetto appunto calorosamente dal 14 agosto. E avremo anche delle piccole novità anche lato food, che sono un hamburgeraio che fa delle proposte americane, stile americano, quindi hamburger di Black Angus, hot dog e corn dog, e il churros come novità dolce, che è un dolce appunto della regione iberica, principalmente latinoamericana. Quindi un tocco internazionale principalmente sul cibo. Non mancherà il bar con caffè, bevande e l'altra novità, una birra per cani, 100% italiana, non alcolica e senza luppolo. Si tratta di un alimento proteico studiato e realizzato per gli amici a quattro zampe da un'azienda di San Benedetto del Tronto insieme ad una ditta veneta. Spazio anche alla musica, con 10 band locali che si esibiranno dalle ore 19.30 e dalle ore 22, mentre altre chicche in ambito culinario riguardano i cooking show che si terranno il 12 e 13 agosto alle ore 19 ad opera dello chef Antonio Bedini, delegato regionale dell'Associazione Professionale Cuochi Italiani. Per partecipare all'iniziativa, nata in sinergia con Confesercenti, sarà necessario prenotare. Il costo è di 15 euro a persona. Utilizzerò la birra non come bevanda, ma utilizzerò la birra soprattutto come un alimento, perché a mio avviso è soprattutto un alimento, perché riesce a dare, coniugare tutti gli aromi, i profumi, i sapori degli alimenti classici, dei prodotti classici con la birra, e vengono, con la birra vengono esaltati. Che tipo di birre verranno utilizzate? Utilizzerò una birra chiara, una birra ambrata, una rossa e una scura, 4 tipologie di birre diverse per 4 prodotti diversi. Infatti il menù è un po' variegato, in quanto faremo un riso, faremo un piatto di pasta, faremo un carpaccio, faremo un consciotto, un giambonetto di pollo, delle verdure che verranno fatte abbinate anche a del curry, in modo da dare anche un pochino di esotico, che oggi può anche piacere ai ragazzi, visto che la birra è, a mio avviso, è anche una bevanda, ma una bevanda giovane. I 2 momenti di approfondimento saranno invece proposti in collaborazione con l'Associazione Le Donne della Birra. Si svolgeranno il 12 e 16 agosto alle ore 21 nell'area antistante al palco. Il primo si chiama Augustus Fest, in onore un po' ovviamente delle birre d'Augusto, ma richiamando un po' l'Oktoberfest. Faremo un piccolo viaggio nel tempo, dove affronteremo tutto un po' la storia della birra e inframmezzata, quindi dalle origini ai giorni nostri, da 4 degustazioni che richiamano naturalmente gli stili birrari più comuni. E la degustazione è gratuita per chi è seduto, quindi verrà servito con queste 4 birre. L'ultima serata invece ci sarà Sorsi Diversi. È un format creato dall'Associazione Le Donne della Birra, dove si parla di letteratura, quindi sono stati selezionati alcuni brani che non sempre richiamano proprio la parola birra, ma le sensazioni, le atmosfere che richiamano, diciamo, l'assaggio e la degustazione di quel certo stile birrario. E anche in quell'occasione ci sarà la degustazione gratuita di 4 birre diverse dei produttori presenti a Birra d'Augusto.